Universal basic income. A minimum income. O salario universal. The basic income. Tutti parlano di basic income, ma che cos'è? Il basic income, o reddito di base, o anche detto reddito universale, è una somma di denaro che viene erogata a intervalli regolari di tempo ai cittadini. Nelle versioni più estreme viene erogato in modo incondizionato, cioè senza scadenze temporali e a prescindere dall'attività o dal reddito della persona, quindi sia a chi ha un lavoro che a chi non ce l'ha. Il primo ad aver teorizzato il basic income fu Thomas Paine, un filosofo inglese del 1700 che, per sconfiggere la povertà, aveva proposto la creazione di una tassa sulle proprietà fondiarie, da cui ricavare un fondo che potesse poi essere distribuito equamente tra i cittadini. Fu poi però il giurista inglese Joseph Charlier ad avanzare la proposta di un vero e proprio basic income, pagato a tutti i cittadini a prescindere dalla loro capacità di lavorare. A sua volta, Joseph Charlier era stato ispirato dal filosofo Charles Fourier, fondatore della comunità socialista utopista La Réunion. Come funziona? L'idea del reddito universale si basa sulla critica alla società di non essere in grado di garantire la sopravvivenza dei propri cittadini. Le proposte di reddito universale che si sono susseguite nel tempo non sono solo di stampo socialista, però, ma arrivano anche dal mondo liberale e libertariano. Le sfumature sono però diverse e, come specificato dall'economista Hayek, per i liberali il reddito di base vuole essere uno strumento di tutela dell'ordine sociale e di appianamento delle disuguaglianze come preparazione del terreno di gioco in modo da creare una competizione giusta tra i cittadini che diventano imprenditori di se stessi. Be my own boss. Sempre dal lato liberale e libertariano è l'economista Milton Friedman a proporre un sistema di imposta negativa, in cui viene fissato un livello minimo di reddito a cui tutti hanno diritto, mentre la tassazione positiva, cioè quella tradizionale, agisce sui redditi superiore alla soglia minima e chiunque si trovi al di sotto può beneficiare di una tassa negativa, cioè un sussidio pari all'ammontare necessario per raggiungere il livello di reddito minimo. È un po' contorto, ma se ci pensiamo, un'imposta, una tassa, è qualcosa che noi paghiamo, che esce dalle nostre tasche. Quindi un'imposta negativa è qualcosa che riceviamo, che entra nel nostro portafoglio. Ad esempio, supponiamo che il livello minimo di reddito stabilito a cui tutti hanno diritto sia di 1000 euro al mese. Se hai un reddito superiore, ad esempio 1500 euro, paghi le tasse normalmente, come siamo abituati a fare. Invece, se hai un reddito di 600 euro al mese, hai diritto a un sussidio di altri 400 euro per raggiungere il livello minimo di 1000 euro. Nel 1985 un gruppo di economisti, sociologi e filosofi con il nome di Collectif Charles Fourier propongono la sostituzione di ogni altra forma di welfare con un unico reddito di base che da solo sia in grado di coprire tutte le esigenze di un individuo. Una proposta estrema che però accende il dibattito sul tema e lo mantiene vivo ancora oggi. Per alcuni sostenitori il basic income è uno strumento di libertà. Oscar Wilde diceva che grazie alle continue rivoluzioni industriali si sarebbe arrivati presto a una separazione tra lavoro e reddito, che avrebbe permesso alle persone di abbandonare la ricerca di un salario per sostentarsi e di perseguire le proprie aspirazioni creative. Da grande voglio fare il macchinista e comandare il treno. Più recentemente, Nick Srinivasan e Alex Williams, nel loro Inventare il futuro, propongono come obiettivo della società la completa automazione di tutti quei compiti che possono essere svolti da una macchina e l'istituzione di un unico reddito di base universale. In Europa c'è chi ha provato a metterlo in pratica, il basic income. La Finlandia nel 2018 ha costruito un vero e proprio esperimento, un progetto pilota condotto su 2000 cittadini tra i 25 e i 58 anni, selezionati in modo casuale tra i disoccupati. A questi soggetti è stato dato un reddito mensile con l'obiettivo di osservare la loro capacità di trovare un lavoro rispetto al resto dei disoccupati. L'esperimento fatto dalla Finlandia è però un basic income parziale, dal momento che si inserisce in un sistema in cui ci sono altri sussidi. La domanda che si sono fatti in Finlandia è molto semplice. Può il basic income avere un impatto positivo sull'occupazione di chi lo percepisce? In questo caso la risposta è no.
Infatti, nonostante i beneficiari ricevessero un ammontare mensile, a prescindere dallo sforzo impiegato per cercare un lavoro, i ricercatori finlandesi non hanno trovato nessun impatto positivo sull'occupazione e anzi mostrano che i partecipanti all'esperimento si sono in qualche modo mostrati riluttanti ad abbandonare i programmi di sostegno all'occupazione e i sussidi di disoccupazione tradizionali. Ma attenzione, stiamo parlando della Finlandia, che ha un sistema di welfare molto efficiente e generoso, troppo difficile da abbandonare, anche per una misura così universale e altrettanto generosa come il basic income. Quello che ci dice la Finlandia è che in alcuni casi incentivi monetari di questo tipo potrebbero non essere l'opzione migliore per agire sull'occupazione di quei cittadini hard to employ, difficili da impiegare, che sono disoccupati quindi da più tempo. Gli stessi sembrano in questo caso essere disposti ad affrontare tutte le complicazioni burocratiche che il complesso sistema di benefits esistenti comporta. Che poi non è neanche così complicato nel caso specifico della Finlandia, vista la facilità con cui è possibile richiedere un sussidio di disoccupazione anche online. Non è però solo un tema di soldi. Altre forme simili di basic income applicate ad esempio negli Stati Uniti mostrano un miglioramento delle condizioni di salute, un calo del rischio di insicurezza alimentare e un generale miglioramento dell'umore. Un esempio è l'esperimento di Stockton in California. 125 individui provenienti da quartieri con un reddito sotto alla media della città sono stati dati $500 al mese per 2 anni. Il 37% di questi sono stati spesi per cibo, il 22% per beni di prima necessità come casa, vestiti, solo meno dell'1% sono stati spesi in alcol, sigarette e simili, quindi fugando ogni dubbio sullo spreco del sussidio. Dal lato occupazionale, i risultati dell'esperimento mostrano che per chi vive in povertà, avere un reddito garantito allevia i livelli di stress e migliora sia la capacità di trovare un buon lavoro che di evitare indebitamenti. Infatti, più del doppio rispetto a quelli che, a parità di condizioni economiche, non hanno percepito il reddito minimo, hanno migliorato la propria condizione lavorativa e anche il proprio stato di salute. E in Italia? In Italia non abbiamo un basic income, ma uno strumento che si avvicina molto, il reddito di cittadinanza. Questo è una vera e propria forma di assistenzialismo, diverso dal reddito di base e per una platea ristretta di cittadini. Non è universale, ma condizionato. Per capirci, il basic income, reddito di base o reddito universale, è concesso a tutte e a tutti, senza alcun vincolo. Il reddito minimo o reddito minimo garantito, quindi anche il reddito di cittadinanza, invece viene erogato sulla base di criteri socio-economici. Ad esempio, il reddito di cittadinanza viene versato solo ai disoccupati o lavoratori che hanno una certa condizione economica ISEE inferiore a una determinata soglia. Inoltre, il reddito di cittadinanza è subordinato al rispetto di alcuni vincoli, come ad esempio l'iscrizione a un centro per l'impiego, e varia in base alla composizione del nucleo familiare. Ad oggi non è stata quantificata l'efficacia del reddito di cittadinanza e non esiste una valutazione simile a quella finlandese che ci dica se il reddito abbia effettivamente funzionato o meno in termini occupazionali. Le storture e gli abusi non mancano, ma si sa che l'80% degli aventi diritto lo ha percepito e il 95% delle famiglie sotto la soglia di povertà nel mezzogiorno ne ha avuto accesso. Numeri che accendono la curiosità sull'effettiva efficacia di questa policy. Se il reddito di cittadinanza migliori le prospettive occupazionali, però non è ancora stato valutato con precisione e in un contesto sperimentale. Sul reddito di cittadinanza abbiamo chiesto anche l'opinione di Carlo Cottarelli in questo video. Chi sostiene il basic income porta avanti una battaglia di lotta alla povertà che prescinde dalla condizione lavorativa e che opera su uno spettro più ampio. I detrattori del basic income invece parlano di una visione riduttiva di giustizia sociale e rischio di parassitismo. La verità è che il basic income, così come tutte le altre politiche di welfare, non è uno strumento isolato e separato dal sistema in cui si inserisce, ma fa parte di una struttura molto più complessa in cui il tessuto politico e sociale si intrecciano al contesto culturale e in cui il funzionamento del basic income è di volta in volta da valutare nella sua unicità.